Buongiorno intanto e benvenuti a nome dell'ANFAS, qui di Riverolo, e poi portiamo i saluti del nostro vicepresidente Gian Dario Storace e di tutti noi che siamo qui come piccola rappresentanza. Allora, noi dunque, per darvi il benvenuto, vi spieghiamo che cosa vi presentiamo oggi, che lavoro abbiamo fatto. Allora, vi chiediamo del tempo per guardare insomma insieme a noi, loro vi parleranno del loro lavoro fatto da diverso tempo. È un lavoro basato sul concetto che è quello dell'autorappresentanza, okay? L'autorappresentanza, che si parla di le persone con disabilità che... Sì? Autorappresentano. Quindi, da soli. La cosa importante di questo nostro incontro sarà diviso in due momenti, cioè ci sarà una presentazione di chi è un autorappresentante, che lavoro fa per diventare un autorappresentante, chi aiuta l'autorappresentante per poter esprimere al meglio le proprie idee, e poi c'è una seconda parte dove appunto abbiamo fatto un lavoro sulle domande da porre ai candidati. Okay? Diciamo, questa è la nostra presentazione. Allora, io passerei subito, il lavoro è gestito direttamente dal gruppo di autorappresentanti insieme ai facilitatori. Ovviamente poi ringrazio sempre tutti i facilitatori che sono qui in questo momento e tutti gli autorappresentanti che sono qui in questo momento. Quindi passo la parola a loro subito, così vi fanno vedere di che cosa si tratta in prima persona, va bene? Se volete presentarvi subito, venite il vostro nome. Pinto. Bruno. Silvano. Franca. Lisa. Ok? Bene. Loro sono una piccola rappresentanza, poi ci sono altre persone nel gruppo lì che possono intervenire sempre in qualsiasi momento. Va bene? Ragazzi, vi passo la parola, presentate tutto. Prego. Allora. Vito, vai piano, se no gli abbiamo chiesto un po' di tempo, quindi sono preparati. Il nostro lavorare insieme, cosa diceva? Vai Vito. Ecco, qui ci sono un po' di nomi dei ragazzi che lavorano da più tempo sul progetto Facile da Leggere, sul progetto Io Cittadino. La maestra Pittone ci conosce come maestra perché siamo già venuti nella scuola, quindi sa che è proprio vero tutto quello che ci stiamo dicendo, perché lo conosce proprio direttamente. Vai Bruno. Il nostro lavorare insieme parte da molto lontano. Che anno era? Era il 2012, quando è iniziato il progetto Facile da Leggere. Il primo passo che abbiamo fatto è stato proprio questo, il Facile da Leggere, un progetto bellissimo che parte dal diritto alle informazioni. Tutti noi abbiamo diritto a ricevere le informazioni, tutte le persone, e noi ci siamo occupati del diritto delle persone con disabilità a ricevere informazioni. Ma ci siamo resi conto che il nostro lavoro non serve solo a noi, ma serve a tutti. Quindi un piccolo gruppo, cosa ha fatto Silvano? È un piccolo gruppo, ha iniziato a studiare le regole del metodo e a tradurre e creare i primi documenti. Molto bene. Sempre io. Questo metodo ha cambiato il nostro modo di pensare, perché i protagonisti siamo noi. Nel cambiare e ottenere sempre di più il diritto all'informazione. I protagonisti siamo noi, perché quando noi scriviamo un documento facile da leggere, le persone con disabilità sono i lettori di prova. Lettori di prova, cioè loro dicono se quello che noi scriviamo è comprensibile oppure no, se le parole sono abbastanza semplici, se i simboli sono abbastanza semplici. Abbiamo anche un responsabile dei simboli che poi vediamo, che ci racconta. Io. Bravo Matteo. Luisa, leggi tu.
abbiamo studiato le regole del metodo e abbiamo messo in pratica a partire dalla cartellonistica della sicurezza. La cartellonistica della sicurezza, come dare le informazioni per esempio negli ambienti. È molto importante perché negli ospedali, negli uffici, ovunque noi ci giriamo, tante volte le informazioni non sono poi così chiare. E noi ci siamo girati intorno, fai vedere, Vito? Ecco, il nostro cartello sulla fuga in caso di evacuazione era questo pasticcio. Abbiamo trovato tanti errori e tante difficoltà proprio in base alle regole del facile da leggere. E facciamo vedere come è diventato, ecco, il cartello dell'evacuazione in caso di incendio. Già la parola evacuazione l'abbiamo eliminata perché è complicata, quindi uscita in caso di incendio. Complimenti. E questo è stato proprio solo il primo, da lì in avanti ne abbiamo fatto di tutti i colori, è vero, ne abbiamo cambiato, questo è sempre il cartello che continua. Qui è come Matteo sceglie i simboli, perché abbiamo detto che Matteo è il nostro responsabile dei simboli. Se il simbolo lo capisce Matteo, Matteo alza un po' una mano, fatti un po' vedere, eccoti lì. Ok. Allora, facciamo vedere, Vito. Per esempio qui eravamo a Roma, vi ho spiegato, poi nella slide successiva, ecco, per esempio scegliamo i simboli più disparati e poi lui individua qual è il più semplice da capire. Ovviamente... Aspetta, Vito, Vito ci ha fretta oggi. Ovviamente nella prima riga il primo non si capisce, quello di centro non si capisce, quello di destra si capisce. Invece in caso di incendio non usare l'ascensore, il primo si capisce? Sì, ok. Quindi l'altro è più bello, però crea molta confusione. Quindi lui è lui che sceglie i nostri simboli. Andiamo avanti, qui facevamo solo degli esempi di come riceviamo la posta a casa nostra e di come può essere complicato per tutti, non solo per gli studenti. Direi che sono troppo piccolo. Troppo piccolo. Piccole, complesse, linguaggio burocratico. Qui ci sono dei disegni che dovrebbero semplificare, in realtà noi abbiamo scoperto che non lo sono affatto. Ma non ci dilunghiamo sul facile da leggere, questo è solo per darvi un elemento su cui noi abbiamo lavorato. E visto che abbiamo studiato tanto, è piaciuto il nostro lavoro, abbiamo fatto formazione anche agli operatori sociali, agli insegnanti. E a breve faremo anche un corso proprio per le scuole di questo territorio, a settembre lo inizieremo. Siamo andati anche in giro per l'Italia, in tanti paesi, a Roma, Salerno, Toscana, insomma, dove ci hanno chiamato noi siamo andati. Andiamo giù, qui per esempio eravamo a Roma. Bruno, abbiamo cominciato a parlare di diritti, ad esprimere la nostra opinione. E qui ci avviciniamo al secondo progetto. Silvana. Quando a Roma è stato presentato il progetto Io Cittadino, eravamo pronti per affrontare questa nuova sfida. Quindi parliamo di un progetto che si chiama Io Cittadino. Io Cittadino, dove sì. Io è ciascuno di noi che si sente vero cittadino e che ha i diritti come? Qui è Connie, anche lei a Roma, la nostra amica. Eccola. Lei ci ha rappresentato col megafono. Sì, il megafono è il simbolo del progetto Io Cittadino, perché il progetto dice dare voce. E quindi il simbolo individuato in facile da leggere è proprio il megafono. Da cosa siamo partiti, Luisa? Siamo partiti dalla lettura della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità intellettiva. Bravissima. Bruno, ma la Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità intellettiva. Dice che abbiamo dei diritti diversi dagli altri? No, abbiamo tutti gli stessi diritti. Siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti, però noi l'abbiamo studiata in un formato facile. Facile da leggere, sì. Sarebbe stato troppo complicato. E lì abbiamo imparato tantissime cose. Questo l'ha detto già Bruno a voce, che siamo cittadini come tutti gli altri. Possiamo andare oltre. E abbiamo anche dovuto studiare, perché l'ANFAS nazionale ci bacchetta, ci dà un sacco di lavoro da fare. E quindi per fare il progetto Io Cittadino abbiamo dovuto proprio metterci lì e studiare. Per esempio, vai Vito. C'è Matteo, c'è Vittorio. C'è Vittorio oggi, vero? No, era inclinato giù. Ah, ecco, qui c'è anche un accenno. Bruno, lo vuoi leggere tu? Abbiamo realizzato uno spettacolo teatrale per parlare della Convenzione ONU al maggior numero di persone possibile, con un linguaggio semplice e immediato, e divertente ed emozionante. Dove l'abbiamo fatto, Bruno? A Bosco Nero. Il teatro di Bosco Nero. Quindi, come vedete qua, è un momento dove parlavamo proprio del diritto alle informazioni. Sì, sì. Dove i giornali non sono così facili da leggere e da capire. È stato molto, molto bello. Un amico Piero, che sta leggendo in Santa Pace, i suoi amici vogliono leggere anche loro. Ecco, mi sta raccontando la scena. Eccoci qua, che abbiamo cominciato a confrontarci su che cos'è un autorappresentante. Ve l'ho già fatto dire io all'inizio della presentazione, ma andiamo un po' noi. A vedere. Noi. Chi siamo? Noi. Vai Vito. Ci siamo messi lì, ognuno di noi ha detto chi è un autorappresentante. Alla fine siamo noi che parliamo in prima persona. In prima può sembrare persona. Una cosa semplice, ma in realtà per una persona con disabilità è facile dire sempre la propria opinione, scegliere tutto. No. Brunetto, citiamo sempre te su questo argomento, perché per esempio anche semplicemente come mi voglio vestire, cosa voglio fare, dove voglio stare, lo puoi sempre scegliere da solo? No. No. Chi è che sceglie un po' per te? Un po' anche mamma. È un po' anche mamma, eh? Un po' anche mamma che è un po' per troppo affetto, per troppa attenzione, per troppa cura. Mamma è la mamma. La mamma è la mamma. E quindi non li lasciamo mai crescere questi bambini, però in realtà crescono e vogliono anche scegliere, vogliono anche sbagliare. Vogliono anche prendere le capocciate, ma perché lo hanno scelto? No? E quindi abbiamo cominciato. Però mica li lasciamo da soli. Chi c'è? Chi mi dà una mano? Facilitatore, che sono loro. Siamo noi, ma anche... Chi c'è anche di facilitatore? Anche lui. Elio. Può anche essere la tua mamma. La sua mamma è anche un facilitatore. Insomma, tutte le persone. Anche mia sorella, perché andiamo insieme nell'ufficio. Benissimo, anche i familiari, ma anche l'infermiere. Chiunque vi può dare una mano nel lasciarvi. È giusto fare da soli, ma è giusto. I genitori. Vuoi dire tu? Anche i genitori, certo, tutte le persone che ci vogliono, che ci aiutano. Però una cosa importante, il facilitatore deve sostenere, non sostituirsi. Quindi aiutare e facilitare. Questa era la cosa difficile che abbiamo accennato prima, che l'ANFAS di Roma un po' ci ha fatto studiare. Anche come è organizzato, che cosa, Bruno? Lo Stato italiano. Che cosa vuol dire essere proprio cittadini italiani? Vediamo la slide dopo, Vito, che così si capisce che cos'è lo Stato, che cos'è la democrazia, che cos'è il Parlamento. Questi sono tutti argomenti che noi abbiamo letto, in facile da leggere, ma nonostante questo comunque sono molto complessi, però ci stiamo provando. Questo è molto importante perché vuol dire che pur avendo una disabilità, insomma, quindi riconosciuto come persona che bisogna di sostegno,
è importantissimo far partecipare alla vita di cittadino, quindi coinvolgere con un linguaggio adeguato dei facilitatori che riescono a sostenere le persone al fine di poter far partecipare realmente a tutto. Potremmo essere anche noi facilitatori magari un giorno, nel momento in cui può essere un facilitatore. Noi. Bene, quindi abbiamo capito che abbiamo dei doveri. E anche dei bravo. Intanto subito sul diciamo sul mafia, ma doveri e poi di diritti. Non sai cambiare, parla prima di diritti e poi di doveri. Bravo Bruno. Quello che abbiamo appena detto, quella cosa lì. Vai, che i facilitatori possono aiutare ad essere cittadini più responsabili, attivi e autonomi. Molto bene. Quindi vogliamo un po' raccontare alcune cose che abbiamo fatto che riguardano proprio il progetto Io Cittadino. Per esempio siamo andati alla Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva, al Quirinale, nel 2016 e c'eravamo noi. Un altro amico, qui è Matteo. Conoscete, oggi non sta bene, purtroppo non è venuto. E qui era con il ministro Lorenzino. E poi abbiamo fatto le lezioni anche qua. Parla con lui. E poi abbiamo fatto anche qua le lezioni. Bravi. Con l'altro rappresentante. Sì. Bravi. Abbiamo fatto come state facendo come voi. Avete fatto e leggere. Abbiamo votato. Avete votato. Bravi. Si sono proposti dei candidati. Qui c'era Patrizia. Poi chi c'era? Matteo, i due Mattei. Due Mattei. Poi hanno fatto come avete fatto voi. Hanno scritto un programma. Ecco. Questo era un punto del programma di Patrizia. Non lo leggi tu? Poter scegliere la comunità dove abitare, avere dei soldi personali e migliorare la nostra vita. Quindi questo non è da poco, come dicevamo prima, spesso sono i genitori a scegliere e invece loro dicono voglio scegliere io dove vivere, voglio avere qualche soldino mio da spendere. E invece qui è il programma di Matteo, mi spiace proprio che non ci sia, ma Bruno lo leggi tu? Lottare contro le discriminazioni e le cattiverie che vengono dette nei confronti delle persone con disabilità. Tutte le persone con disabilità devono essere prese in considerazione per le questioni che le riguardano in prima persona. Quindi Matteo ha proprio voluto parlare, non è questo Matteo, è l'altro Matteo, ha proprio voluto parlare di queste discriminazioni e poi da lì è nato un altro progetto, ve lo diciamo poi dopo. Infine c'è Matteo, il nostro responsabile dei simboli, il programma è, Matteo, leggiamo insieme, il mondo fuori deve rallentare, andare in piano, sapere ascoltare, è proprio una cosa importante questa. Essere sempre più protagonisti della nostra vita, essere utili per gli altri. Matteo ha vissuto proprio con entusiasmo questo progetto, perché abituato un po' sempre ad essere aiutato, finalmente ha avuto un ruolo suo di responsabilità e quindi, insomma, la vita è un po' è cambiata. Vero Matteo? Bene. Quindi abbiamo fatto una scheda elettorale infacile da leggere, con la fotografia, con la scritta, quindi anche chi non sapeva leggere ha potuto comunque votare facendo la croce sulla fotografia. Quindi abbiamo votato, qui c'era una cosa seria, proprio il seggio elettorale, presidente e scrutatori. Presidente, scrutatori, ecco il voto. Ognuno ha votato. Abbiamo fatto lo spoglio e abbiamo annunciato il vincitore. Vediamo un po'. Eccolo qua. Eccolo qua. Matteo è il vincitore. L'autorappresentante di Anca Srivarolo, quindi anche a livello nazionale lui
ci rappresenta ed è, ha anche un ruolo di segretario. Quando noi facciamo i collegamenti via web con tutti gli altri giovani dell'ANFAS, delle varie ANFAS d'Italia, lui è quello che deve fare proprio il segretario e quindi fare un verbale di quello che si dice. Abbiamo fatto un attimino di festa, ma passiamo al lavoro. Abbiamo scritto un piano di lavoro proprio per dare voce agli autorappresentanti. Il primo punto, preso proprio dal pensiero di Matteo, era proprio, vai Vito, ecco, dare voce agli autorappresentanti facendo formazione, Silvano. Facendo formazione i ragazzi delle scuole superiori del territorio, parlando della nostra esperienza e del tema. Non voglio più essere preso in giro, riflessioni sul bullismo. Ecco che compare il tema del bullismo. Matteo vive questo problema in giro per il suo paese, per cui ha detto facciamo qualcosa per risolverlo. E allora abbiamo pensato alle scuole superiori del territorio, ma come vedremo, vai Brunetto. E pertanto nel nostro programma facciamo formazione sul bullismo. Abbiamo cominciato con i giovani delle scuole superiori, ma negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato con i ragazzi delle scuole medie e delle scuole elementari, su richiesta degli insegnanti. Gli insegnanti ci hanno proprio detto che le scuole superiori era già troppo tardi per parlare di bullismo, che purtroppo bisogna cominciare prima possibile. In effetti sta andando proprio bene, dalla quinta e prima media stiamo proprio lavorando alla grande, abbiamo la maestra ci ha anche conosciuti in questa veste. Altre cose che noi facciamo, Silvana? Ci occupiamo di sensibilizzare le persone sul tema della disabilità in tutti gli ordini scuole, nella scuola dell'infanzia con il laboratorio di ceramica, progetto Amica Argilla e lettura col progetto Gran Lettore. Tanti bambini sono venuti qui da noi e poi siamo andati noi nelle scuole, sempre gratuitamente. Eh sì, abbiamo cominciato da Rivarola e poi adesso siamo più pronte, a Bosco Nero, tutti ci chiedono e noi andiamo più che volentieri. I bambini piccoli non hanno pregiudizi e quindi è molto bello lavorare con loro. Luisa, hai voglia di leggere un po'? Vai. Creare una redazione giornalistica facile da leggere e da capire, avviare una radio in formato web, cioè su internet. Questo era un altro punto del nostro programma, più complicato, ma sulla redazione giornalistica ci stiamo lavorando. Sulla radio è decisamente complesso, ma stiamo organizzando un blog. Quindi useremo altri canali per cercare di sfruttare questo. Franca, tocca a te. Tocca a me. Allora, creare un dialogo con le amministrazioni e con i servizi sociali del nostro territorio. Questo è un punto importantissimo. Questo vuol dire che vogliamo parlare con chi ci amministra e dare un parere utile per tutti. Utile per tutte le cittadinanze. Benissimo, quindi abbiamo detto, abbiamo fatto tante parole, ma adesso concretizziamo, andiamo proprio a bussare alla porta del nostro comune. E così abbiamo cominciato a incontrare Luisa. Luisa, perché hai il dialogo? Abbiamo incontrato i politici della città, il sindaco Alberto Rossagno, il vice sindaco Edo Gaetano e la parlamentare Francesca Bonomi. Abbiamo partecipato alla Fiera del Canavese come relatori negli spazi tematici, dove abbiamo presentato il nostro progetto Io Cittadino. Abbiamo partecipato alla presentazione della nostra
l'olocausto silenzioso, nel rinascere della memoria facendo un intervento molto emozionante. Qui ci sono alcuni momenti in cui noi proprio abbiamo incontrato le persone che si occupano della nostra città. E a loro volta ci hanno invitati sia alla Fiera del Canavese che in comune all'interno della giornata della memoria. Sono stati momenti dove loro sono stati protagonisti, hanno spiegato, hanno raccontato così come stanno facendo in questo momento. Eccoci qua, qui siamo nella parte diciamo un po' più di richiesta, di dialogo, anche di proposta. Un dialogo aperto. Ai candidati sindaci vogliamo chiedere di tenere conto della nostra esperienza e di coinvolgerti per poter dare il nostro contributo. La cosa importante che vedrete e che avete sentito è che le cose che noi abbiamo studiato, abbiamo osservato, sono cose che chiaramente se sono modificate servono alle persone con disabilità, ma servono a tutti. Per esempio, se parliamo di barriere architettoniche, chiaramente noi lo viviamo di più in prima persona, ma serve risolverle per tutti. Sentiamo un po', Silvana. Chiediamo di eliminare sempre di più le barriere architettoniche della città, controllare che non ci siano buche nelle strade, gli attraversamenti pedonali devono essere accessibili alle persone in carrozzina, a chi ha delle difficoltà a camminare, a chi spinge un passeggino. Per esempio, i cubetti di pietra sono molto belli, ma non è facile camminarci sopra. Spiegare ai negozianti l'importanza di rendere accessibile l'ingresso del negozio con uno scivolo per poter entrare a fare la spesa in autonomia, rendere accessibili gli uffici comunali usando delle indicazioni chiare e facili da leggere. Quello è molto importante, ad esempio l'ultimo punto è il discorso di dialogo con l'amministrazione, rendere accessibili gli uffici comunali anche per indicazioni chiare su come muoversi, dove l'ascensore, dove sono i vari uffici, eccetera. Rende realmente un'inclusione partecipativa sul territorio. Poi gli altri vanno richiamati. Noi andiamo avanti così, vi facciamo vedere tutto. Sì, se sì. Poi volete commentare o volete già intervenire. No, noi vediamo tutto, poi ritorniamo magari indietro e vediamo questi punti. Allora, cosa farà per l'ambiente? C'è tanto traffico che passa nel centro di Aurora. Cosa si può fare per l'inquinamento dell'aria? Le macchine vicino al Lampas vanno troppo veloci. Questo problema c'è sia in corso di Vendenza sia in via Trieste. Ci vorrebbero dei grossi veri segnatori di velocità. Dissuasori non è facile da leggere, ma loro avevano poi messo tutti i vari esempi. Senatori, dossi, dossi. Bruno, questa è una tua proposta. Per diminuire il traffico sarebbe bello avere una navetta pubblica che dalle frazioni di Rivarolo porta al centro di Rivarolo. La navetta potrebbe avere una fermata all'Ampas. La navetta potrebbe servire a noi e anche alle famiglie che vogliono conoscere l'Ampas e abitualmente frequentano la comunità. Può essere utile per chi viene nella scuola d'infanzia, Peter Pan. Questa è una proposta che è nata proprio da loro, questa della navetta, che gli darebbe la possibilità di muoversi in autonomia. Un altro argomento, Silvana. Rivarolo cosa farà per rendere accessibile lo sport e gioco per tutti? Impianti sportivi, parco giochi, piscina accessibile, manifestazioni che valorizzino lo sport. Questo è un argomento molto importante che
rendere accessibile la, la città anche sul piano dello sport, del gioco per i bambini. E poi la nostra proposta, no, questa è ancora una domanda. La città di Rivarolo ha pensato di coinvolgere le persone con disabilità, come prevede, di farle essere parte attiva della nostra città. Sono domande, eh? Tutte e due sono due domande. Come ci volete coinvolgere? Se ci avete pensato. Infine, Silvana. Offriamo quindi la nostra collaborazione alla futura amministrazione per portare il nostro punto di vista su come migliorare la qualità di vita delle persone con e senza disabilità. Grazie per averci ascoltato. Grazie a voi. Questa è la nostra presentazione, come vi avevo detto prima, e poi anche, diciamo, domande specifiche o spunti di riflessione insieme che possiamo fare. Se magari torniamo indietro alle prime slide. Avanti. Ancora. Ecco. Così. Beh, intanto è doveroso un ringraziamento a voi che avete lavorato, che avete fatto tanto lavoro con i vostri facilitatori, con i vostri educatori, e un ringraziamento a loro che vi hanno aiutati, accompagnati, avete fatto un bravissimo lavoro, un bellissimo lavoro, bravi. Io devo dire che mi sento particolarmente emozionata oggi perché ho avuto modo di conoscere loro prima, già da molti mesi, anni, insomma, sotto diverse vesti. Innanzitutto come anni addietro, ormai credo da 20-25 anni della mia storia personale, come volontaria della Pro Loco di Rivarolo e come presidente, sono praticamente 25 anni che noi collaboriamo alla Festa della Solidarietà, quindi ho avuto modo di conoscere davvero bene il vostro ambiente, la vostra comunità, gli ospiti, e di vedere tutti voi in un momento di festa, un momento di festa particolarmente importante in cui la comunità apre le sue porte alla cittadinanza, si apre all'esterno e la cittadinanza partecipa a questa vostra bellissima festa che ha musica, che ha comunque il mangiare insieme, lo stare in compagnia, ed è davvero una bella... un bel momento, insomma, di unione. E devo dire che momenti di questo tipo ne vorremmo davvero tanti, vorremmo davvero che la città si aprisse, ma non solo che foste voi ad aprire le porte, ma fosse veramente la città di Rivarolo a venire incontro. Quindi credo che dovremmo creare dei momenti ulteriori per far conoscere la vostra realtà a tutti i cittadini e fare in modo che voi possiate mettere in pratica questa collaborazione che volete dare, che è importantissima. E poi non posso non ricordare, insomma, l'esperienza come insegnante, come maestra. Qui oggi io sono insieme ai miei compagni che spero con me potranno amministrare Rivarolo, lo sapremo tra qualche giorno se ci sarà data questa opportunità. Tra di loro ci sono degli insegnanti, ci sono degli educatori, c'è Laura, c'è Francesca, c'è il professor Saviano che è professore di ginnastica della scuola media, abbiamo anche Stefano che è un rappresentante del consiglio d'istituto della scuola Guido Gozzano, per la parte eletta dei genitori, e quindi abbiamo una particolare sensibilità verso di voi
e in particolare verso i bambini. I bambini e tutti voi avete bisogno di essere accolti, di essere considerati, di essere valorizzati proprio attraverso queste attività. Io personalmente mi svesto un po' dal ruolo di candidato sindaco e indosso i panni di insegnante della scuola primaria. Ho avuto modo di collaborare, di partecipare, far partecipare la mia classe a questo bellissimo progetto Io Cittadino, a cui hanno partecipato tutte le classi quinte della scuola primaria di Rivarolo. Ho ancora negli occhi l'appuntamento che abbiamo vissuto qui insieme, dove loro, Matteo, Vito, Bruno hanno, e tutti gli altri amici hanno presentato a noi questo lavoro in anteprima. Io l'ho visto in anteprima e avete fatto un grandissimo lavoro che è stato tanto apprezzato dai bambini della scuola primaria, anche dai nostri alunni, tutti che hanno insieme a voi prodotto quella storia che è stata portata avanti come una staffetta di classe in classe. Ogni classe aggiungeva un pezzo a questa storia, ed è la storia di Giada e le sue esperienze alla scuola media, una storia che voi avete scritto, l'avete scritta voi, vero? Sì, sì, insieme sì, ai miei ragazzi. Insieme ai... No, noi, insieme sono stati i ragazzi delle scuole a scriverla. E qui ho portato i disegni che noi abbiamo concluso, poi dopo che voi siete venuti a trovarci, i nostri bambini hanno concluso, hanno rappresentato la storia di Giada con dei disegni, sono bellissimi, che raffigurano il fatto che voi siete persone da rispettare, persone da non prendere in giro, persone da aiutare. E i bambini sono quelli che più hanno sensibilità verso queste cose, verso questi principi. Vero? È stato un momento di scambio molto bello. Quindi adesso mi rimetto i panni di candidato sindaco. La nostra sensibilità è davvero forte verso queste tematiche e verso questi problemi che voi avete evidenziato. Non c'è solo da fare un discorso di sensibilizzazione e di educazione che può e deve passare attraverso le scuole di ogni ordine e grado, e sono d'accordo che questo lavoro vada iniziato quando i bambini sono piccoli. È vero, perché quando sono piccoli sono più aperti, sono più sensibili, sono senza pregiudizi e davvero possono tirare fuori il bello e il buono che c'è dentro di loro, e possono venire tanti suggerimenti a noi adulti che abbiamo questa responsabilità di portare avanti la nostra città. Quindi sicuramente da questo punto di vista tutte le attività che sono state già fatte dalla comunità ANFAS con l'amministrazione comunale, i progetti che sono passati tramite le scuole dell'obbligo, questo bellissimo progetto Io Cittadino, devono continuare e semmai dobbiamo cercare di estenderle ulteriormente, magari di trovare nuove forme, nuovi temi, vero Francesca? Voi uscite anche in altre scuole a portare questi importanti progetti, però abbiamo ancora per esempio altri istituti scolastici rivarolesi che potrebbero eventualmente accogliere il vostro progetto, il vostro lavoro, e potreste continuare a fare anche dei laboratori anche di manualità, che già alcuni vengono portati avanti, altri se ne potrebbero aggiungere. Quindi sicuramente noi ci teniamo a proseguire, e l'abbiamo scritto dentro il nostro programma. Anche noi abbiamo il programma di lavoro, lungo, complicato, e per quanto riguarda la scuola e l'istruzione, il lavorare per laboratori e per progetti con le tante realtà di Rivarolo, questa diciamo, priorità è stata inserita. Ma rispetto alla vita che ognuno di voi
può e deve vivere anche fuori dalla comunità, proprio perché abbiamo detto che la comunità apre le porte, ma anche la città deve aprire le sue porte. E rispetto alla vita di tutti i giorni e a questi bisogni che voi avete elencato, noi non possiamo che prendere assolutamente alla lettera tutti i vostri suggerimenti, quindi saranno tutti presi in considerazione, in buona parte sono già compresi dentro il nostro programma, che ha proprio nel capitolo che si chiama urbanistica, ambiente, territorio, l'abbattimento delle barriere architettoniche nella città. Io, essendo anche un formatore, sono anche un formatore di adulti nella mia vita personale, non solo un insegnante di scuola primaria, sono anche un formatore e un tutore di ragazzi in alternanza scuola-lavoro e un tutore dei ragazzi in servizio civile nazionale, che sono questi ragazzi che fanno, adesso cerco di fare una comunicazione facilitatissima, anche se il concetto è difficile ci provo, sono i ragazzi che fanno la difesa non armata della patria. E come la fanno questa difesa non armata della patria? La fanno prestandosi per un anno della loro vita volontariamente agli organi dello Stato, associazioni di volontariato e quindi ai comuni, alle Pro Loco, alla Croce Rossa. Fanno volontariato, aiutano a difendere le istituzioni in modo pacifico e si mettono al servizio della comunità. E hanno un progetto. Questi ragazzi l'anno scorso hanno fatto un bellissimo progetto proprio sul rendere facile le informazioni turistiche, quindi hanno lavorato diciamo solo su quel settore lì dell'informazione facile per capire e conoscere i monumenti della città, i luoghi importanti, i parchi cittadini, ma anche per l'accesso a questi monumenti, a questi parchi. Hanno fatto davvero un bel lavoro e la comunicazione facile, quindi lo studio della cartellonistica, è stato proprio il loro lavoro e hanno fatto una bella relazione che io ho voluto tenere in conto e ho anche ricordato dentro il programma, che siccome Rivarolo è una città con delle bellezze, no? Abbiamo il parco del Castello Malgrà, abbiamo il castello, abbiamo le chiese settecentesche, bisogna andarle a visitare, farle visitare e il materiale, la cartellonistica e il materiale turistico deve essere fruibile anche per chi è diversamente abile, per chi ha delle disabilità visive, uditive, quindi abbiamo inserito nel nostro programma una serie di interventi per aiutare le persone e semplificare la comunicazione per le persone con disabilità. Anche l'accesso a questi monumenti eventualmente deve essere facilitato. Non è così semplice, perché questi monumenti sono storici, quindi ci sono tutelati, però bisogna trovare il modo per riuscire a renderli accessibili. Per entrare. Perché io ho fatto tanto per mettere la pedana nella chiesa mia, nella chiesa di San Giacomo, nella chiesa di San Michele. Prima non c'era. Le buche, controllare che non ci siano buche, questo vale per tutti, perché tutti possono inciamparsi e farsi male. Purtroppo è già successo e certo bisognerà curare bene le strade. Gli attraversamenti pedonali devono essere accessibili per le carrozzine, lo stesso discorso, no? Che vale anche per le rampe,
anche per gli attraversamenti pedonali, è vero, e magari anche sarebbe bello avere attraversamenti pedonali con chiamata, no? Per evitare un po' quello che dicevo io. Lei l'ha proposto. L'hai proposto? Sì. Glielo dico anche a lei. Sì. Il semaforo, quello che parla. Sì. Il semaforo che quello parla. Quello che dicono già che Ivrea ci sono già. Bravo. Ivrea ci sono già. Uno schiaccia il bottone, poi viene scatta il verde, suona, e poi viene il rosso a un altro suono. Brava. Perché sono gli unici che la gente può passare comodamente. Sperando, sa che non c'è qualcuno che però mette sotto lo tetto. Ah, qualcuno, brava! Qualcuno che... Sono comodi, ma ogni tanto gente un po' particolare. Gente un po' disattenta, cioè, il rischio c'è, però bisogna diminuire il rischio e quindi il semaforo a chiamata potrebbe essere utile. Spiegare ai negozianti l'importanza di rendere accessibile l'ingresso al negozio o anche in quei posti tipo ovviamente le farmacie già ce l'hanno, però ai negozianti bisogna spiegarlo. Eh? In comune non c'è. Sì, in comune c'è la rampa esterna, forse ha una pendenza un po', forse un po' troppo alta, però c'è la rampa esternamente sotto il porticato di via Ivrea. Diciamo che no, poi per superare le scale c'è l'ascensore interno, si passa dal cortile interno. Però è vero che non ci sono le indicazioni facili da leggere, non ci sono proprio le indicazioni neanche difficili, né facili né difficili, quindi ottimo suggerimento, questo c'è bisogna, e anche il percorso per l'evacuazione, per la via di fuga. È pur vero che va segnalato anche a terra con la giusta simbologia facilitata, e anche questo è vero che non c'è. Quindi abbiamo tanto lavoro da fare, per mettere su un bel tavolo di lavoro. Dobbiamo fare un sacco di lavoro. Il gioco, l'ambiente, cosa facciamo per migliorare la qualità della vita e dell'ambiente che ci circonda? C'è tanto traffico che passa nel centro di Rivarolo. Ecco, l'amministrazione ha già preso qualche decisione per deviare il traffico dei camion pesanti, dei mezzi pesanti all'esterno di Rivarolo. Però è vero che purtroppo restano più di 15.000 veicoli al giorno che passano sulla statale 460. E quindi serve una circonvallazione. E su questo dovremo lavorare, perché non è più prevista dal disegno della città, non è più stata prevista. Noi vogliamo lavorare per riproporla, riportarla, ridisegnarla e realizzarla, perché ci vogliono risorse economiche, quindi soldi, denaro, e quindi dobbiamo far sì che questo denaro venga trovato per realizzare questa circonvallazione. E le macchine vanno troppo veloci vicino all'ANFAS. È in corso Indipendenza, ma anche direi in corso Torino, un po' ovunque. È un problema. E via Trieste hanno considerato i due ingressi, giustamente, è vero. Ci sono tante richieste di cittadini anche per rallentare la velocità in via Trieste, e così anche in corso Indipendenza, corso Torino, ma anche nei centri delle frazioni, nelle vie centrali delle frazioni. Noi abbiamo incontrato tutti i residenti delle frazioni, le abbiamo girate tutte, e tutti ci hanno chiesto di far rallentare la velocità, e quindi dobbiamo vedere però dossi, velox e segnalatori di velocità, qualcosa, qualcuno di queste
di queste diciamo, strutture dovremmo prevederla. Abbiamo previsto effettivamente. Poi c'era forse la slide sul gioco? Questa è una proposta di Bruno. La proposta di Bruno. Allora, la proposta di Bruno è anche la proposta di altri cittadini negli anni e nel tempo, e il comune aveva istituito queste navette che dalle frazioni portavano a Rivarolo, anche per il mercato cittadino, nei giorni di mercato, per esempio il mercoledì e il sabato. Però poi i cittadini sono stati un po' monelli, perché non hanno utilizzato queste navette, queste busche, che comunque sono un costo, e allora il comune alla fine ha soppresso la corsa, ha tolto queste corse. Se dovessimo prevedere queste, di nuovo queste navette, bisogna però fare un'opera di informazione, bisogna informare i cittadini, sensibilizzarli all'utilizzo, perché altrimenti si sprecano dei soldini pubblici. Tanto vale che noi li prevediamo. Quindi se si prevedono poi vanno usati, perché se sono usati bisogna informare le persone. E se vengono reintrodotte queste navette, certo si può prevedere anche la fermata all'ANFAS, perché no? E anche le fermate vicino alle scuole, vicino agli edifici tanto frequentati, il mercato, certo, può essere utile. Dobbiamo lavorare insieme poi anche per questo, fare una comunicazione facilitata anche per tutti i cittadini. Prevederla. Lo sport e il gioco. Lo sport è... cos'è l'attività sportiva? È salute. È stare bene. Sì. Vero? È giocare, stare insieme. Sì. Bello. È anche stare in compagnia, eh? Sì. In compagnia. È vero che bisogna per stare bene insieme, avere dei posti dove andare a camminare, passeggiare, giocare all'aperto. Aperto. E noi abbiamo inserito nel nostro programma di creare dei percorsi all'aperto nelle frazioni, dei percorsi che si possono seguire, e anche per questi percorsi gli itinerari, no? Bisogna prevedere una cartellonistica giusta, facile da leggere, una cartellonistica verticale o a terra con dei segni che si possano comprendere. E a noi piacerebbe tanto, l'abbiamo messo nel nostro programma, poi bisognerà vedere se avremo il tempo, se saremo eletti e se avremo il tempo di fare tutto nei 5 anni, però vorremmo veramente creare dei percorsi ludici, cioè di gioco e sport all'aperto nelle frazioni, e nel mentre far conoscere, portando le persone nelle frazioni, far conoscere anche le piccole cose che ci sono nelle frazioni. Nelle frazioni ci sono intanto delle belle chiese di campagna, ma ci sono anche i forni comunitari che una volta si usavano per fare il pane, no? Le famiglie facevano il pane. Era bello, facevano il pane e stavano insieme e c'era tanta amicizia e solidarietà. Adesso non sono più usati, però alcuni sono ancora funzionanti. Potremmo rimetterli in funzione e creare magari delle belle feste per stare in compagnia all'aperto, magari d'estate. Sì. E poi ci sono, lungo le frazioni, lungo queste belle strade di campagna, ci sono i piloni, si chiamano piloni votivi, che vuol dire che sono dedicati a un santo o a un personaggio religioso, o che raccontano, magari sono stati costruiti dalla popolazione in momenti particolarmente difficili per la comunità, no?
quando magari ci sono tanti centinaia di anni fa ci sono state delle brutte malattie, allora la gente per ringraziare creava questi piloni che sembrano proprio delle colonnine votive. Comunque ci sono tante cose belle da picnic. Sì, e poi ancora le aree picnic le abbiamo inserite, non ci sono delle aree dove andare a fare i picnic. Quindi attrezzate nei parchi, vogliamo creare degli angoli picnic nei parchi cittadini e neanche il castello ci sono, brava, e non ci sono neanche tante fontanelle per l'acqua. E noi, lavorando col consiglio comunale dei ragazzi, i bambini della scuola primaria nei loro progetti ci hanno chiesto di mettere le panchine nuove, le fontanelle nuove che non ci sono nei parchi, ce ne sono pochissime, e di mettere anche i cestini per la raccolta dei rifiuti e anche per la raccolta degli escrementi dei cani, perché hanno fatto anche il coso dei cani. L'area cani è lì è attrezzata quell'area lì, ma solo lì. Se uno porta in giro il cane, no, che lo porta a spasso, non trova il cestino per mettere gli escrementi del cagnolino, e tante volte le persone non sono tanto educate e non raccolgono e quindi sporcano, è brutto, vero? E comunque quelle educate a volte se la portano a casa. Ecco, poi una piscina accessibile, questo sì, abbiamo dei problemi nella piscina comunale anche di grandezza, anche come struttura è da riammodernare, e servirebbe una bella piscina per acquaticità, proprio per bambini e persone con disabilità. Questo sarebbe un po' il nostro sogno di ammodernare il centro comunale polisportivo, inserendo anche una vasca per l'acquaticità. Sì, la piscina accessibile passa sia da sollevatori che possono permettere l'immersione in acqua, certo, di uscire, sì, anche la temperatura dell'acqua. Sì, certo. Diversi aspetti. Manifestazioni che valorizzino lo sport, sì, abbiamo previsto la giornata delle associazioni sportive, ma anche di tutte le associazioni di volontariato in genere, no? Perché a Rivarolo ci sono tante associazioni di volontari che, come i vostri educatori, facilitatori, fanno tante cose gratuitamente per la nostra città e ci aiutano, quindi vorremmo fare una bella festa con tutte le associazioni di volontariato e invece un'altra giornata solo dedicata allo sport, per far conoscere sport a porte aperte per tutti, continuare in questa tradizione. Rispetto al parco giochi, la richiesta dei ragazzi era un po' di avere dei giochi accessibili, perché è vero che parchi giochi ce ne sono, sì, però avere delle attrezzature usufruibili anche a norma e usufruibili anche per lo semplice, con disabilità, sì, c'era stato già anche avevamo che fare con un'attenzione, sì. Per questo dovremmo lavorare bene con l'ufficio tecnico per vedere tutte le varie necessità, certo. Accessibilità dei giochi, sì, certo. Perché tutto questo crea inclusione. Sfondate una porta aperta, nel senso che siamo tutti abbastanza sensibili al tema. È uscita una notizia, dovrebbero essere già stati dati dei soldi, dei bandi per alcuni comuni, tipo Foglizzo, per creare dei parchi giochi. Sì, quindi sarebbe interessante poi per il momento i cittadini più piccoli, che hanno meno sensibilità economica. Sì, poi di poterlo traslare anche in un comune grosso, dove sì, comunque. Sì, allora i bandi, accesso ai bandi c'è un grande spazio, un grande lavoro da fare, c'è un grande spazio, perché
sino ad oggi credo che le opportunità che ci sono sono state veramente poco sfruttate. È vero anche che quando si partecipa a dei bandi pubblici per avere dei denari, dei fondi, sicuramente ci sono dei tempi ristretti, quindi bisogna fare una progettazione esecutiva, insomma, in tempi veramente ristretti, una certa prontezza. E ci vuole una certa prontezza da parte dei politici, da parte degli uffici, e solo lavorando insieme si può fare. Noi nel programma abbiamo messo un ufficio di progettazione intercomunale. Adesso uso una parola difficile, ma comunque per spiegarla in maniera più facile, abbiamo previsto che un gruppo specializzato di persone, di tecnici, lavorino solo a questa attività, che progettino per portare dei fondi degli enti superiori al comune, su tanti progetti, non solo sport, ma anche cultura, anche per tutte le esigenze comunali. Cioè, il senso di questa slide è proprio volta all'inclusione, cioè sì, certo. Tutte le idee che vi verranno nel corso del vostro lavoro, pensatele sempre in parallelo, cioè, certo, si fa un certo. Giardino pubblico, si fa una piscina, si fa una festa, devo pensare che quella festa deve essere accessibile per tutti, quindi come diceva Carmen in un'altra situazione, se metto la ghiaia, bella la ghiaia. Però poi cosa succede? Non posso andare, non ci posso andare, certo. Sono pesante, piatto, quel bel giardino con la ghiaia per noi è una barriera enorme. Quindi certo. L'idea è pensare al gioco, al divertimento, allo sport. Noi abbiamo pensato ai bambini, perché siamo già un po' grandicelli, però i bambini non stiano a guardare perché sono sulla carrozzina, perché hanno delle difficoltà motorie, ma possano giocare insieme agli altri bambini. Perché ci sono strutture accessibili. No, è un'ottica importante, siamo noi che dobbiamo accogliere questo nuovo modo di ragionare, questo nuovo modo di amministrare, quindi sicuramente il vostro è un richiamo alla responsabilità verso tutti, giusto, che noi accogliamo, che in parte era già previsto nel nostro programma, ma comunque questi suggerimenti di oggi sono ulteriori e sono oggetto per noi di insegnamento sicuramente. Stefano, no, volevo fare una domanda, ma oggi esistono dei tavoli di confronto col comune o non sono mai esistiti? Anche solo saltuari per queste esigenze, visto che le viste elencate sono parecchie, nel senso mi sembra che sia elencato un po' tutto, quindi volevo capire se ad oggi non ci si era mai confrontati, ci si è confrontati, però poi sono rimasti nel cassetto, usiamo questo termine, oppure no? Abbiamo avviato, come abbiamo fatto vedere anche nella slide, abbiamo parlato appunto con l'amministrazione comunale di questo periodo, insomma, presentandoci nel nostro lavoro, e quindi abbiamo aggiunto la nostra disponibilità a continuare la collaborazione, quindi è un qualcosa che stiamo sviluppando che inizia anche noi in questo periodo. Cioè, okay. Quindi una non grossa, c'è un pregresso, diciamo. Sì, se non quello della presentazione di chi siamo e il nostro punto di vista, cioè come stiamo trasformando il nostro pensiero in ANFAS ormai da tanto tempo. E una delle grandi collaborazioni ovviamente è quella iniziata con le scuole, cioè sì. Poi bisogna anche distribuire anche il tempo che abbiamo a nostra disposizione, quindi siamo partiti da lì, partendo dalle nostre giornate dell'open day, dell'apertura dell'ANFAS alla cittadinanza. Quindi il nostro lavoro è tutto orientato appunto all'apertura, alla presentazione di questo modo di pensare. Io cittadino, io persona attiva, e quindi è tutto in divenire. E i risultati ottenuti sugli alunni della scuola primaria, posso testimoniarlo direttamente, sono davvero straordinari. Sono venuti anche in un'occasione a scuola da me, loro. Sì, io insegno nella scuola materna Antonia Maria Verna di Pasquaro, e mi ricordo che siete venuti a esporre un lavoro teatrale ed è stato bellissimo. Noi ovviamente come scuola siamo aperti anche all'inclusione rispetto ai bambini con disabilità, e l'incontro con voi, proprio perché i bambini piccoli non hanno nessun pregiudizio, è stato di un arricchimento
esemplare, cioè bellissimo, quasi commovente. Per cui continuare a lavorare sotto questo punto di vista e su questo filone è assolutamente necessario, perché la costruzione della persona nasce proprio da quel momento lì. Per cui evitiamo poi di trovarci in condizioni di bullismo o di, insomma, di pregiudizi che sono poi difficili, no, da togliere una volta che uno scardinare da adulto. Per cui assolutamente sì, va e va perseguito, va aiutato, va sostenuto, cioè dobbiamo farlo, ma non dobbiamo, io ripeto, diventerò quasi pesante, però non lo dobbiamo, noi adulti non lo dobbiamo fare per noi stessi, ma lo dobbiamo fare per i nostri figli, perché se si deve costruire una cittadinanza, è un cittadino attivo, certo, dobbiamo passare da questi punti cardine dell'educazione, perché questa si tratta di educazione a mio giudizio. E anche, è anche un'attività di prevenzione del disagio, sì, sicuramente. Assolutamente. Perché ad esempio questo lavoro fatto di riflessione sul bullismo, su tutto quello che può essere, significare il bullismo, quindi la prevaricazione, la violenza anche solo verbale verso chi è più in difficoltà, si può prevenire se giustamente si inizia a educare e a segnalare certe situazioni sin da quando si è bambini comunque giovanissimi. È meravigliosa anche l'iniziativa Facile da Leggere, perché a me viene in mente un bambino dislessico che quindi ha difficoltà nell'interpretazione dello scritto, con delle immagini facili e quindi subito immediate, lui risolve anche tantissimi problemi. Quindi voi potreste fare proprio da apripista anche con gli insegnanti, con gli educatori che si trovano a lavorare con questi bambini, che alcune volte sono anche loro stessi, no, messi un pochino da parte, invece voi avete un bagaglio fortissimo da poter mettere in campo. Quindi ottimo il lavoro su tutti e due i progetti, direi di continuare, come siete forti, bravi, sì, veramente. C'è questo strumento di cittadinanza attiva che si chiama Consiglio Comunale dei Ragazzi, dove i ragazzi delle scuole primarie lavorano a dei progetti e quindi fanno proprio un'azione di sollecitazione degli adulti, del Consiglio Comunale degli Adulti, rispetto a bisogni e esigenze. Si potrebbe creare un organismo, un consiglio parallelo o comunque un organismo, un tavolo di lavoro, vedremo come chiamarlo, con voi e con altri soggetti, magari associazioni, soggetti associativi che si occupano dell'inclusione sociale e che quindi potrebbero costituire un valore aggiunto. Sì, proprio un comune per vedere, sì, potrebbe essere anche la giornata, per esempio la giornata della memoria che si è svolta congiuntamente Consiglio Comunale dei Ragazzi e ANFAS, alla quale io ho partecipato, ero presente, ho portato la classe, è stata straordinaria, perché c'è stata la riflessione rispetto al tema dello sterminio, non solo degli ebrei ma anche delle persone con disabilità durante l'Olocausto, ed è stata veramente una giornata pesante da sostenere dal punto di vista emotivo, del sentimento, ma davvero molto utile, perché ha fatto comunque comprendere un pezzo di storia che è abbastanza oscura ancora, no? E raccontato dal vivo in quel modo è stato davvero commovente, istruttivo anche per noi stessi che siamo educatori, ma non si smette mai di imparare. Penso che imparare soprattutto da chi si educa è, naturalmente è un rapporto reciproco, insomma, di grandissimo arricchimento, di grandissima formazione anche per noi. Quindi per valorizzare meglio la vostra volontà, la vostra disponibilità, si potrà creare un organismo apposito. Sì. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Quindi è già una risposta al passo successivo. Ancora?
era questo. Ha pensato di coinvolgere, come prevede, di farle essere parte attiva della nostra città. Possiamo, prevediamo di riconoscervi in questo modo, creando un nuovo consiglio, un tavolo di lavoro, un gruppo, vedremo che nome dare, lo daremo insieme a voi, che avete anche fantasia, potrete, creatività, e quindi ci potrete suggerire voi come chiamare questo organismo partecipato, diciamo così? Sì, sì, sì. E ovviamente in questo modo accogliamo la vostra collaborazione. Anzi, siamo contentissimi di averla, perché voi ci potete arricchire tutto. Proprio tanto. Grazie. Va bene. Grazie a voi. Grazie. Grazie.